Bari, Salerno, Gioia Tauro. Passa dal sud, da questi porti, la nuova frontiera del business internazionale dei rifiuti. Spazzatura recuperata in giro per l'Italia, inviata in laboratori clandestini nelle foreste della Cina, è lì trasformata in materiale per l'edilizia, in suppellettili per uso domestico, in piatti, bicchieri e purtroppo anche in giocattoli destinati a rientrare in Europa. Oggetti con il marchio della Comunità Europea contraffatto, spesso tossici o nocivi, come questi recuperati dalla Guardia di Finanza proprio in Puglia, dove erano rientrati dopo aver completato un bizzarro giro del mondo. Il funzionamento del meccanismo di questo commercio illegale, già emerso da due inchieste delle procure di Napoli e di Milano qualche anno fa, è stato confermato da un'operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria, sotto la regia del Gruppo Tutela Ambiente di Napoli e con l'importante collaborazione del NOE di Bari. Sono stati i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore presso il Tribunale Calabrese di Palmi, Diana Franco, a far cadere in trappola una banda che da almeno 3 anni si arricchiva con la monnezza, senza preoccuparsi dei danni provocati a chi lavorava i rifiuti senza alcuna precauzione e di quelli ai consumatori europei. La cabina di regia di questo complesso meccanismo, come accertato dai carabinieri, era a Bari. La mente dell'organizzazione era barese, ma questa è stata un'organizzazione un po' particolare perché di fatto era solitamente quando si parla di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si trova davanti a 2, 3, 4 persone che organizzano l'intera attività e magari nel ciclo, nella catena, vi può essere anche qualcuno che è inconsapevole di quello che sta facendo. In questo caso tutti, l'intera catena era consapevole, ma addirittura è stato, credo, il primo caso in Italia dove nella catena dell'associazione che era finalizzata a fare questo tipo di attività vi erano anche i cinesi stessi. L'organizzazione aveva ramificazioni in Campania, Lazio, Toscana e ovviamente in Cina. 13 le misure di custodia cautelare. In carcere sono finiti il 57enne Nicola Schiavone, suo figlio Marco di 29 anni, entrambi di Bari, e Gaetano Florio, 41enne, residente a Noicattaro. I primi due gestivano un'agenzia di intermediazione e spedizione che si occupava di individuare rifiuti plastici, carta e metallo per conto di alcune grosse società cinesi e di Hong Kong e di farli apparire come materie prime da esportare in Oriente. Florio, secondo i carabinieri, si occupava della contabilità della società, con sede legale a Bari. Tutto avveniva sotto la supervisione di due cinesi residenti in Italia, Xiao Wuzhang e Cheng Ling Yu. Il meccanismo che ha portato a questa operazione è il classico meccanismo del girobolla o della documentazione falsa. Sarebbe a dire, la merce, o meglio il rifiuto, veniva teoricamente, in base alla documentazione, fatto transitare da degli impianti di trattamento. Questi impianti di trattamento avevano il compito, mediante un trattamento di questi rifiuti, di trasformarlo da rifiuto in materia prima seconda. Nel momento in cui questo rifiuto veniva trasformato cartaceamente in materia prima seconda, veniva ammesso all'esportazione in altri paesi come materia prima e non più come rifiuto. E quindi, diciamo, viaggiava liberamente con delle fatture. Si trattava soprattutto di teloni di plastica usati in agricoltura, ancora con residui di anticrittogramici, bidoni con resti di oli, cartoni da imballaggio, ma anche di toner per stampanti altamente tossici. I cinesi li visionavano, li facevano trattare sommariamente, spesso solo passandoli sotto una pressa, e li inviavano in Cina, dove venivano trasformati senza alcun rispetto delle norme sulla sicurezza. L'aspetto più incredibile, che si comprende benissimo da questi scatti inediti, è cosa avviene nelle foreste della Cina. Il materiale che arriva dall'Italia è pericolosissimo, e qui il riciclaggio è fatto in modo artigianale. Impianti di lavaggio non esistono, nelle vasche in cemento non può circolare acqua, il rifiuto tal quale viene granulato e rimane contaminato come era all'origine, inquinando a sua volta tutti i prodotti che con questo vengono realizzati. Questi rifiuti, una volta arrivati, venivano
censiti, veniva fatta quelle operazioni di pretrattamento che si dovevano fare invece in Italia, con dei costi evidentemente diversi, venivano fatti con costi, modalità e garanzie soprattutto per il rispetto della vita e della salute umana diversi in Cina, in maniera manuale, perché in Cina non hanno gli stessi impianti e le stesse norme che abbiamo noi in maniera di tutela. Dopo essere stati compattati, i rifiuti venivano caricati su container e poi dai porti di Bari e Salerno trasferiti a Gioia Tauro, da cui partivano direttamente per la Cina e Hong Kong. Per aggirare i controlli nei porti si cercava di inserire nella parte anteriore dei container le balle che risultavano trattate meglio, la gran parte dei rifiuti finiva nel fondo. Nel corso dell'operazione Grande Muraglia i carabinieri hanno sequestrato quasi 3.000 tonnellate di rifiuti contenute in 135 container per un giro d'affari di circa 2 milioni di euro. Molti carichi però sono sfuggiti ai controlli e le indagini proseguono perché è probabile che ci siano altri corridoi attraverso i quali far passare i rifiuti. Nonostante i successi raccolti anche grazie agli accordi con l'Agenzia delle Dogane e ai controlli con mezzi sofisticati, anche il NOE però ammette che qualcosa sfugge. Basta farsi una passeggiata in un interporto qualsiasi per rendersi conto della mole e della quantità di container che sono in arrivo e in partenza e l'intenso traffico, ahimè, è logico che possa provocare delle sbavature nel sistema di controllo. Che i porti del Mezzogiorno, tra cui quello di Bari, negli ultimi anni siano diventati crocevia dei traffici illeciti di rifiuti, facendo spostare un'attività che fino a pochi anni fa era emersa soprattutto a Genova, La Spezia, Ravenna, Trieste, Marghera e ad Ancona, viene confermato anche da un'altra inchiesta dei sostituti procuratori baresi Roberto Rossi e Renato Nitti. Tra gennaio e febbraio 2008 sono stati bloccati 8 camion carichi di alluminio e batterie per auto esauste. Alcuni provenienti dal Kosovo erano diretti ad un'azienda salentina, altri in Bulgaria. Il sospetto è che siano finiti all'estero anche fanghi di depurazione provenienti dal nord Italia. Ma è soprattutto il traffico con l'Oriente a preoccupare. Legambiente lancia l'allarme. Legambiente è preoccupato, noi abbiamo dedicato un intero capitolo nel rapporto Ecomafia che si chiama I mercati globali appunto dell'Ecomafia, il fenomeno del ciclo illegale dei rifiuti a livello internazionale è un fenomeno in continuo aumento, in continua crescita, non esiste purtroppo un database, un report a livello internazionale, i dati che noi disponiamo sono dell'Agenzia delle Dogane che cercano di fare di tutto per contrastare queste illegalità ambientali, però diciamo il fenomeno è in crescita sia per quanto riguarda i rifiuti in uscita, ma è in crescita anche per quanto riguarda i rifiuti in entrata. Legambiente propone sicuramente la creazione di una task force a livello internazionale che meglio possa contrastare questo business dell'ecomafia, un po' come si è fatto in piccolo a livello regionale con una cabina di regia che si è messa a sud tra le forze dell'ordine, carabinieri, corpo forestale dello Stato e guardia di finanza con il CNR e l'ARPA che comunque sta dando i suoi frutti, farla a livello internazionale. Anche perché diciamo, i porti coinvolti sia in uscita che in entrata in Italia sono molti, a partire dal porto di Genova ma anche ad arrivare al porto di Bari e di Taranto, i rifiuti che soprattutto escono dall'Italia sono rifiuti, prodotti ferrosi, metalli pesanti che poi vengono trasformati in dischi e pasticche per i freni delle automobili e invece per quanto riguarda i rifiuti in entrata ci sono plastiche, materiali ferrosi, ma anche molto pet coke. Il pet coke sarebbe lo scarto di lavorazione del petrolio che viene utilizzato per produrre energia elettrica ma anche nella produzione industriale del cemento. Un traffico fiorente e redditizio che, nonostante i controlli, continua a minacciare l'Europa, l'Italia molto da vicino.